Benvenuti a Giappone in una puntata enogastronomica molto particolare. Questa volta parliamo di yakitori. Gli yakitori sono gli spiedini di pollo, spesso anche con interiora di pollo, e sono considerati di solito una cucina modesta, molto economica. Non oggi però, oggi ci troviamo in un ristorante molto particolare chiamato Yakitori Ho, dove gli yakitori diventano un piatto di classe a pari livello dei migliori ristoranti di sushi del Giappone. Ma bando alle ciance, sentiamo comunque intanto la storia del padrone e chef del locale. Kyo honto ni arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Seki teppei desu. Omise Yakitori Ho tteiu yakitori wo yattemasu. よろしくお願いします。 店はいつからやっていますか? 令和 2年 の 11月 の 1日 からやってます。 その前も焼き鳥屋さん? もうずっと僕はもう 20年 ぐらい焼き鳥やってますね。 なぜ焼き鳥という? 焼き鳥別に僕は何でもよかったんですけども、 父親が料理人だったので、その料理やろうかなっていうきっかけになったかな。 僕はもともと修行先が このこういうスタイルで一本一本出すスタイルでやってた店で、やっぱそれ、そのスタイルっていうのがやっぱ東北になかったことで、やっぱこの文化をこっちで東北の方にも広めたいなっていうのはやっぱありますね。普通はやっぱり焼き鳥といったら一応一本ずつ2本ずつ注文して、ここはコーススタイルですね。そうですね、コースお任せですね。一周ずつ行くごとに300円って感じがしまってます。あとは食べた分だけ ですね。僕はメインで使わせてもらってる鳥は三重県の伊勢屋香鶏という鳥と、あと最近ですと地元の角田にある野田鴨と、あとは鹿児島の黒薩摩という鳥を3種類を使い分けてやらせてもらってます。特別な炭を使ってます。あ、そうですね。僕が使わせてもらってるのは和歌山の あの紀州の備長炭という炭を使わせてもらってますね。値段もすごい高いのもありますけど、やっぱその分火力が強いのと、あと一回つけたらその営業終わるまで、ずっと持ち続けてくれる、その持久力というか、僕があるので、やっぱ僕は好んでそれを使わせてもらってます。僕なんかやっぱり手を頂くお客さんは結構やっぱりその社長さんとかが結構多いかもしれないですね。はい、やっぱ飲食店なんですけど、一人屋なんですけど、 そっちも一番にやっぱ重点を置けるかなって僕はありますね。今日はいろいろチキンの解体とか作り方とか、これこんなに上手になるため、こんなにこんなリアクターで作るために何年間かかりました？何の修行は。そうですね、僕一度独立したのが25の時独立してるんですけど、その時で7年で、 一回とは閉めてしまって、今で20年なんで、でもまだまだやることいっぱいあるんで、もう本当に寿司屋さんみたいな。寿司屋さんと同じだと思います。はい、ですね。で、師匠紹介して。どうぞ。大将の元で修行させてもらってます、石川亮太です。よろしくお願いします。なぜ焼き鳥しようと思いました？本当焼き鳥っていうのはたまたまっていうか偶然だったんですけど、高校卒業して 働いて職場変えようと思った時に、こうたまたま本当に大将のお店を見つけて、でもここしかないなっていうのを確信してですね、もう弟子入りさせていただいたって形ですね。頑張ってください。みんなありがとうございます。ありがとうございます。それもこれからご馳走様にします。ありがとうございます。 A presentarmi questo incredibile ristorante sono stati Takuya e Rie della Trattoria del Sole, che ben conoscete per tutti i video che ho fatto da loro, incredibili, ci fanno sempre mangiare tantissimo. C'ero già venuto con Takuya qualche mese fa ed ero rimasto super colpito, chiedendo di fare un'intervista assolutamente prima o poi. Takuya allo stesso tempo voleva imparare a fare gli yakitori direttamente dal maestro, quindi ci siamo messi d'accordo, abbiamo organizzato questa giornata, siamo andati da Luna, lui ha imparato a fare gli yakitori, io ho fatto le riprese, ho fatto l'intervista e poi ci siamo buttati a mangiare. E mamma mia, che cena eccezionale! Come ha spiegato, il ristorante funziona in modo particolare. Di solito gli yakitori si ordinano a coppie oppure singolarmente, ma in questo caso non si può ordinare perché il ristorante non ha un menù, ma come nei ristoranti di sushi di prima classe qui in Giappone, a decidere le portate della serata è lo chef direttamente.
Come ci è stato spiegato nell'intervista poco fa, uno spiedino viene 300 yen e dal primo spiedino parte questo omakase. Ogni cliente riceverà esattamente lo stesso numero di spiedini e lo stesso tipo di spiedini, fino alla fine appunto di tutto il giro, finché appunto non si saranno mangiati tutti i tipi di spiedini. In caso si può bissare tranquillamente quello che si vuole se c'è disponibilità di spiedini. Al contrario, invece, il cliente può sempre chiedere di fermare tutto appena si sente sazio. Da quel momento in poi non riceverà più spiedini, che ovviamente poi non gli verranno nemmeno addebitati sul conto. Io ho continuato fino alla fine, ho bissato, mi sono mangiato anche un buonissimo oyakodon finale, fatto veramente bene. E lui, tra l'altro, ha tanti yakitori particolari, tante sue invenzioni. Per esempio il kashiwa, in cui mette diverse parti, diversi tagli del pollo nello spiedino di diverse grandezze, in modo da dare poi una consistenza generale equilibrata a tutto lo spiedino, sia a livello di morbidezza, sia a livello proprio di cottura. Oppure la sua creazione più affascinante, forse anche un po' crudele, chiamata tamago kake gohan. Di solito il tamago kake gohan è riso con l'uovo crudo sbattuto in un particolare modo. In questo caso invece si tratta di una specie di nigiri con appunto l'alga, con dentro una pallina di riso e sopra delle ovarine, essenzialmente le uova ancora non formate al 100%, prese direttamente dall'interno dell'animale. È buonissimo, buonissimo, so che fa impressione, ma è buonissimo. Oppure c'è anche il munegi, in cui lui prende appunto il petto di pollo e lo arrotola all'interno, se non sbaglio, della pelle di pollo lasciata ad essiccare per un tot di tempo. Anche questo buonissimo. Ci stanno poi ovviamente classici come il tebasaki, quindi diciamo la parte delle ali del pollo. E il menù non tratta soltanto pollo, ci stanno anche verdure, ci sono anche funghi, ci sta per esempio il ginnan, che è praticamente il frutto del ginkgo, buonissimo. E insomma è un menù abbastanza vario, che riesce ad accontentare tutti, tranne ovviamente i nostri amici vegani. Ovviamente agli yakitori e i kushiyaki in generale sono stati accompagnati numerosi bicchierini di sake della zona, buonissimi. E, insomma, ci siamo divertiti moltissimo. Il prezzo finale, dopo aver fatto tutte le portate di yakitori e spiedini in generale, è stato di 10.000 yen, compresi appunto gli alcolici, comprese le bevande. Può sembrare tanto per degli spiedini, ma ripeto, qui siamo a livelli altissimi, come in un ristorante di sushi di alta classe, soltanto che offre spiedini di pollo. E soltanto, anche soltanto per questa esperienza, anche soltanto per la bontà e per la cura e l'arte che viene utilizzata per creare ogni singolo spiedino, fidatevi che ne vale veramente la pena. E quindi è stato un bellissimo viaggio nel mondo del pollo giapponese. Lo so che non ve l'aspettavate, Anthony, Anthony è arrivato, じゃあ、ぜひイタリアから、すいません、日本にいるイタリア人の方も来てください。 Grazie mille. È stato veramente un viaggio nel gusto, un viaggio spaziale dentro il mondo degli yakitori. Grazie mille, amici in Giappone è tutto. Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate. A frappè. E grazie mille a Del Sole. Grazie, grazie. Del Sole. Grazie. Ciao, ciao, grazie a tutti, grazie. Grazie mille. Grazie. Ma che è? Prendo che ti viene la giocata di sì. Ma che è? Non riesco a cucciare niente.